Amici del mio viaggio a New York, voglio fare la carbonara e ho comprato questa pancetta. Come si farà? Non ne ho idea. Tagliamo innanzitutto la pancetta in una maniera. Insomma, cerchiamo di capire come tagliare la pancetta innanzitutto, dai. Guarda, allora la pancetta è stata tagliata a regola d'arte. Il pecorino romano lo abbiamo qua. Osservate, grete romeno, le uova ci sono, insomma tutto a perfezione. E voilà, adesso mettiamo tutta la pancetta, forse un po' troppa, non lo so. Ah, continuiamo a scottare la nostra pancetta. Che va bene così. Ecco qua, la mia pancetta ha quasi un aspetto invidiabile. E voilà, mettiamo un po' di pecorino. Adesso un po' di pepe. Voilà. E voilà, e adesso lo mescoliamo a regola d'arte. E voilà. Vediamo a che punto è questa pasta. Deve ancora cuocere. Il segreto è girare, 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 girare. Avete mai pensato quanta esperienza ci sia in questo gesto? Amici, stiamo scolando la pasta. Vamos. Questo è il momento fondamentale. Andiamo. Voilà. E voilà, continuiamo la nostra opera d'arte contemporanea. E voilà, amici, ecco qua, andiamo a fare il piatto. Voilà, un altro piatto. E la carbonara, un po' di qua pure, è fatta. Guardiamo com'è venuta. Forse ci va un po' di pecorino sopra. C'è anche un po' di pecorino. E voilà. Sempre buono come piatto. E per completare, amici, ci vuole il tiramisù. Vedete com'è venuto bello.